Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete benissimo notare, sono in una postazione diversa, ovvero sono un po' più avanti rispetto al solito e sono sulla scrivania, perché come avrete letto dal titolo, questo video riguarderà il mio metodo di studio. Me l'avete chiesto veramente in tantissimi e quindi sono qui ad accontentarvi. Premesso che comunque io, non per vantarmi, ma comunque mi reputo abbastanza brava ad andare a scuola, comunque ho la media del 9, quindi spero di poter aiutare qualcuno magari spiegandovi qual è il mio metodo di studio appunto. Non me l'ha mai insegnato nessuno, nel senso io ne ho provati tantissimi di metodi di studio e quello che ho usato negli ultimi anni mi ha fatto alzare veramente tantissimi voti. Infatti io fino alla terza media avevo comunque la media del 7, non avevo voti altissimi. Adesso è da mesi, anni che non prendo un 6 per dirvi, o raramente prendo 7, quindi comunque penso che questo metodo di studio che appunto vi spiegherò in questo video sia il più efficace. Cominciamo subito con spiegarvi il materiale. Il materiale è appunto la cosa fondamentale che ci serve per studiare e io personalmente utilizzo il telefono che suona. Io personalmente utilizzo tanti quaderni, quindi che significa? Che non ne ho soltanto uno, per esempio ad anelli con tutti i fogli e varie materie tutte messe insieme, ma preferisco utilizzare per ogni materia un quaderno diverso, perché così mi organizzo meglio e poi vi spiegherò gli altri motivi. Allora, intanto sono talmente tanto schematica, nel senso che preferisco tutti i quaderni diversi per ogni materia, che io vado allo scienze umane e faccio il terzo superiore, e dal terzo superiore scienze umane non è più soltanto psicologia e pedagogia, ma si aggiunge anche antropologia, sociologia e filosofia. E la prof infatti inizio anno ci aveva detto che era meglio tenere tutte le materie in un solo quaderno, appunto per unificare le scienze umane, però la filosofia a parte. Io però personalmente non ho voluto seguire questo consiglio e ho preferito appunto utilizzare sempre il mio metodo di avere quaderni diversi, perché in questo modo riesco ad essere più organizzata. Per esempio appunto questo è quello di sociologia, questo è filosofia. Sembrerà un po' strano, però io ho, come potete notare, due tipi di quaderni. Sia questo qui, che è un quaderno normale semplice, mentre questo che è, sì, normale semplice, però ad anelli. Non so perché, ma io per questi quaderni utilizzo le materie più importanti, o comunque quelle che faccio di più, con più ore a scuola, perché intanto sono più grandi e quindi posso scriverci di più. Questo mi è anche più comodo per lo zaino, perché se devo fare materie come per esempio sociologia, che la faccio raramente, almeno ho un quaderno più piccolo e mi pesa di meno. Io personalmente non riesco a studiare sul libro, è una cosa che mi riesce veramente veramente difficile. Infatti vedo per esempio tutti i miei amici che riescono tranquillamente a sottolineare e impararselo, io proprio zero, cioè da quando ho cominciato a studiare, dalle medie non ci sono mai riuscita. Come faccio, vi chiederete? Allora, semplicemente quando vado appunto a vedere le pagine del libro, leggo l'argomento e comincio con l'evidenziatore, che io di solito... Ma sono le 6, fantastico. Dicevo, come evidenziatore utilizzo questo qui, che dovete sapere che, poi ve li farò vedere, la maggior parte dei miei evidenziatori, cioè praticamente tutti, sono quelli pastello e poi vi spiegherò anche il motivo. Questo è l'unico che ho fatto appunto ad evidenziatore vero e proprio, perché sul libro mi aiuta a ricordare meglio le cose, dal momento che appunto evidenzia molto di più il testo rispetto magari a un colore un po' più scuro. Utilizzando questo evidenziatore sottolineo sul libro le cose più importanti, perché di solito i libri, come potete notare, soprattutto più andrete avanti negli anni, si dilungano molto e magari di un argomento ci fanno 50 pagine, quando in realtà magari ripetono sempre le stesse cose o ci sono le cose tra parentesi, eccetera eccetera. Però chiaramente, dal momento che non riesco a studiare nel libro, il mio modo per studiare è quello di utilizzare gli schemi che faccio appunto io, e per fare gli schemi chiaramente devo riportare quello che c'è scritto sul libro. Quindi nel momento in cui io vado a sottolineare devo capire quello che c'è scritto, soprattutto perché già scegliendo le parti più importanti del testo, io già in quel momento sto studiando e sto capendo quello che c'è scritto, perché per sottolineare le cose più importanti devo capire almeno minimamente quello che c'è scritto. E quindi già una parte dello studio la sto facendo, perché sto capendo quello che c'è scritto, e questa è la cosa più importante per studiare. Imparare a memoria serve a poco a niente, soprattutto perché esistono molte professoresse, almeno nella mia scuola, che non vogliono che si impari tutto a memoria, ma preferiscono che magari una cosa la dici male, però comunque hai capito il concetto. Poi non sottolineo tutte le pagine che ci sono per quel giorno e poi faccio lo schema, ma vado a
paragrafi. Quindi il primo paragrafo, sottolineo tutto e poi vado a riportare quello che ho scritto sugli schemi. Adesso vi faccio vedere un esempio. Utilizzo tanti colori. Io sono una di quelle persone che distingue i colori per senso, nel senso. Utilizzo il viola per le definizioni più importanti, quindi quelle basi, i concetti principali, eccetera, eccetera. Poi utilizzo il rosa per le cose che vengono dopo, quindi leggermente meno importanti. Il giallo per spiegare le cose più importanti, quindi questo serve per spiegare le cose. L'arancione per le parole in un'altra lingua, in latino, in greco o per gli autori. Questo lo utilizzo per le date. E il verde invece per i luoghi. So che sembrerà strano, ma a me è molto utile questo, perché in questo modo, quando devo ricordare una data, so che quello è il colore e quindi lo ricordo meglio. Per i titoli principali utilizzo questo pennarello fucsia, perché, come potete notare, mi aiuta a focalizzare bene, dal momento che lo scrivo in grande, qual è l'argomento dello schema, appunto. Allora, premesso che io non sono bravissima a fare gli schemi, quindi non sono come tutte le ragazze Fusco che vedete in giro, che fanno delle scritte stupende, eccetera, eccetera. No, io sono incapace. Però questo modo di fare gli schemi mi aiuta, perché è molto visivo, quindi appena magari dimentico una cosa mentre sto ripetendo, guardo lo schema e ricordo tutto. Comunque, questo appunto è lo schema. Prendiamo ad esempio qui, ho scritto la virtù, quindi era un paragrafo questo qui. Ma come lo scrivo? Io non faccio delle mappe concettuali, perché secondo me sono abbastanza inutili, cioè almeno per il mio metodo di studio, dal momento che non riesco a studiare sul libro, la mappa concettuale in cui scrivo soltanto determinati concetti non mi aiuta tantissimo. Io preferisco scrivere tutto quello che appunto ho sottolineato sul libro sotto forma di mappa concettuale, diciamo, quindi faccio un mega riassunto scritto in questo modo molto più creativo e quindi mi dà, diciamo, un modo di studiare con più voglia, in modo tale che quando vado a ripassare io il libro, una volta che ho finito gli schemi, lo levo proprio, perché appunto ho scritto tutto qui e vado a studiare tutto direttamente dal quaderno. E utilizzo fare queste nuvolette, le frecce, che sono importantissime, perché usare dei simboli negli schemi sembrerà stupido, ma aiuta veramente tantissimo, perché ripeto, sarà tutto molto più visivo. Quindi magari, se io devo spiegare un concetto, scrivendo la parola e la freccetta e quello che significa, riuscirò a memorizzarlo meglio. Oltre alle nuvolette, per esempio in questo caso ho utilizzato anche questo disegnino, chiamavano così, in cui appunto qui devo raccontare un mito, e quindi quando ci sono queste cose un po' più discorsivi, che chiaramente per ricordarmi devo per forza riscriverlo tutto, perché ripeto, non portando il libro, comunque me lo devo ricordare, lo riscrivo tutto, però scrivendolo in un modo più carino, perché io posso assicurarvi che se voi fate le cose in questo modo un po' più appunto carino, colorato, eccetera, riuscirete a impararlo meglio, perché vi verrà anche più voglia di studiare. Poi non serve essere tanto capaci, perché io personalmente sono la prima persona negata a fare questi schemi, quindi se ci riesco io potete riuscirci benissimo anche voi. Altre cose importantissime se volete studiare al meglio. La prima cosa è togliere tutte le distrazioni, l'avrete sentito ovunque, però è così, perché io posso assicurarvi che tenere il telefono vicino a voi mentre studiate è una cosa micidiale, è un tunnel senza via d'uscita. Quindi l'unico modo, purtroppo, non è neanche spengerlo, perché se io lo spengo lo tengo vicino, sono sicura che prima o poi lo accenderò. Quindi io cosa faccio? O lo metto in un'altra stanza, o lo metto lontano da me, o lo metto in carica così so che si deve caricare e lo lascio lì. Fatto sta che non lo tengo vicino per nessun motivo al mondo. Altra cosa è tenere a portata di mano tutto quello che potrebbe servirvi mentre studiate, per esempio l'acqua, che è un bene primario. Lo tengo sempre vicino a me, perché rialzarmi mentre sto studiando soltanto per andare a bere, eccetera, eccetera, non è d'aiuto, perché nel momento in cui voi studiate siete concentrati e tutto, avete bisogno di concentrazione, non dovete essere disturbati e distratti, perché se no non riuscirete mai a studiare. Un'altra cosa importantissima è ascoltare quello che le professoresse, se maestre, quello che sono, vi spiegano. So che è difficile restare concentrati in classe o comunque al momento in scuola virtuale, soprattutto perché con la scuola virtuale si hanno 3.000 distrazioni, però se voi ascoltate quello che la prof sta dicendo vi sarà d'aiuto. Io personalmente preferisco fare gli schemi in classe mentre la prof spiega, perché se per esempio non capisco una cosa mentre la sto scrivendo, almeno ho la prof per chiederle cosa c'è scritto in quell'argomento, e in questo modo la professoressa spiegandomelo mi aiuterà appunto a completare lo schema. Un altro consiglio che vi do è non stare 24 ore su 24 fermi sulla scrivania, ma dovete prendervi delle pause. Pause per sdraiarvi un attimo, se volete riprendere il telefono, ma mettendovi un timer, quindi questa cosa aiuta moltissimo.
Se fate una pausa, mettete il timer, così sapete che quando quel timer suonerà sarà ora di tornare a fare i compiti, perché se no non vi renderete mai conto di quanto passerà. La cosa importante è fare lo spuntino, come dicevo in tutti gli altri video, quindi fare merenda, perché gli zuccheri vi aiutano a concentrarvi meglio. Studiare senza aver assunto un minimo di zuccheri è sbagliatissimo, non riuscirete a concentrarvi e non capirete assolutamente nulla. Se volete rimanere healthy, mangiate un frutto, della frutta secca, un pezzettino di cioccolata, comunque vi servono zuccheri, perché gli zuccheri aiutano a studiare. Un'altra cosa che utilizzo fare è quella di appuntarmi tutto sul mio diario, i compiti che ho da fare. Ultimamente lo sto utilizzando pochissimo, cioè negli ultimi anni, dal momento che appunto esiste il registro elettronico, quindi i compiti generalmente li vado a guardare lì. Però comunque ho detto vabbè, un diario teniamocelo, ho scelto questo qui piccolino e io comunque ce li scrivo ugualmente i compiti, perché comunque, ripeto, non utilizzando il telefono e togliendolo per studiare, ho bisogno di sapere quali compiti ci sono da svolgere, quindi li scrivo qui. Io personalmente preferisco fare prima i compiti orali, quindi quelli in cui devo studiare, e lasciare per ultimo i compiti scritti, perché i compiti scritti, diciamocelo, sono un po' più semplici, per quanto possano essere difficili, sforzo mentale, mentre per studiare serve lucidità. Io non posso pretendere che dopo aver fatto tantissimi compiti scritti mi metto a studiare 30 pagine, cioè è, penso, fisicamente impossibile. Però io personalmente non sono una che si riduce sempre all'ultimo, cioè per chi mi conosce lo sa, sono una persona molto molto organizzata, questo che significa che io non mi riduco mai all'ultimo, cioè ogni volta che ho dei compiti, e io lo so almeno dalla settimana prima, me li anticipo. Io il sabato e la domenica, per quanto possa uscire tutto quanto, me li anticipo, perché odio arrivare al giorno prima con 3.000 compiti, perché poi mi prende il panico e so già che non ce la farò. Al massimo arrivo che ho già completato i miei schemi e mi mancano soltanto i compiti scritti, ma gli schemi io non li faccio mai il giorno prima di una verifica, assolutamente no. Così, per esempio, avendo già lo schema pronto, quando non ho nulla da fare, io me lo rileggo, me lo rileggo, me lo rileggo e mano a mano lo assimilo. Un'altra cosa importantissima, soprattutto in questo periodo appunto che stiamo facendo scuola online, so che è veramente difficile, ripeto, rimanere concentrati e tutto quanto, però dobbiamo comunque cercare di comportarci come se fosse tutto normale. È importante, per esempio, non rimanere in pigiama, è controproduttivo. Cioè, io personalmente, se rimanessi in pigiama, probabilmente neanche ci arriverei alla scrivania, non riuscirei ad alzarmi dal letto e quindi non arriverei a nessun tipo di conclusione. Un'altra cosa importantissima, so che molte persone che conosco studiano a letto, almeno secondo me è una cosa sbagliata, perché il letto sarà come un'altra distrazione, a me personalmente verrebbe da addormentarmi. Invece, studiando, per esempio, su una scrivania, avrete modo di essere più svegli, più attivi e quindi riuscirete a studiare meglio. Un trucchetto che potrebbe aiutarvi a memorizzare meglio le cose, se magari non riuscite a studiarle leggendole sul libro, è quello di immaginare di spiegarlo a qualcuno. Se voi mentre leggete provate a ripeterlo ad alta voce, cercando di capire il senso di quello che c'è scritto, immaginando che lo state spiegando per esempio a un vostro parente o a un vostro amico, se avete la possibilità magari che i vostri genitori non hanno nulla da fare o parente eccetera eccetera, spiegatelo a loro, andate lì e cominciate a spiegargli le cose, posso assicurarvi che vi riuscirà veramente meglio e più facile. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se anche voi fate delle cose che faccio appunto io, o se magari anche voi avete dei consigli da darmi, magari su qualche altro metodo che non conosco. Comunque scrivetelo nei commenti. Vi ricordo di seguirmi sia su Instagram e sia su TikTok per qualunque tipo di aggiornamento. So che i metodi che vi ho detto finora sono comunque quelli che io seguivo appunto quando c'era ancora scuola normale, però sono dei metodi che io continuo a seguire normalmente anche con la scuola online, anzi in realtà mi trovo meglio perché ho anche più tempo per organizzarmi. Detto questo, vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video!